Ciao a tutti. Ti ho visto uscire da un centro estetico di Conversano, tacchiaspillum, rossetto e borsetta in mano. Non credevo davvero che fossi tu, abituato a vederti su Pinco e in TV. Chiedo alla titolare amica solo qualche inf, lei mi risponde riservata, sì, è la nostra ninf. Non mi do pace, vado a casa mentre tutto tace e rivedo l'ultimo video che assai mi piace, da che ti ho scoperto, mamma, quanti me ne sono fatto, più calli di muratore che da lavoro è sfatto, ti penseremo e noi amici non saremo stanchi, guardando i tatuaggi e i tuoi stupendi fianchi. E penso ancora ai tacchi, a quella bellissima borsetta, e dal nervoso accendo sempre un'altra sigaretta, che c'è una frase in testa e che non l'ho mai detta. E sono a casa, ti ripenso, e parte una pugnetta. E dai Malena, vieni a casa, la mano è stanca di patire. Quindi Malena, vieni a casa, non son si freddi, ma mi farò sentire. Quindi Malena, vieni a casa, il freddo lo fa rimpicciolire. Quindi Malena, vieni a casa, troverai il modo per farlo ingrandire. Questo e molto altro ancora del nuovo progetto degli Smanettin con Malena. Vieni a casa perché noi siamo molto, ma molto socievoli, ospitali, direi. Comunque in questo caso chiedo scusa a Malena e ai Maneskin, ma si sa in Italia se non fai cazzate non arriva il successin. Comunque complimenti a Malena perché è una valida sostituta di colei che dopo l'esperienza col cavallo è svenuta. Ciao!